Presidente, lei sarà il baricentro dell'intera attività di governo ed il diretto responsabile della realizzazione del suo programma. Eppure si avvia ad adempiere al mandato con aria fresca e scanzonata, come se si trovasse in un campo di Boy Scout. Questo lo rende simpatico e ben voluto da tanti. Ma lei, Presidente, è anche il risultato dei giochi di palazzo, quelli che non fanno dormire i cittadini sonni tranquilli. Come stare sereni, Presidente, con un Ministro dell'Economia che è stato definito da Olli Rehn l'uomo che sa cosa deve essere fatto? Siamo passati dalle larghe intese alle larghe imprese, con al governo un mix esplosivo di Confindustria, cooperative, TAV, Expo, comunione e fatturazione, falce, carrello e sportello. Manca solo il diavolo e l'acqua santa. Tutte le risorse delle attività produttive confluiranno nel governo delle larghe imprese, nella più armoniosa e foscoliana corrispondenza d'amorosi di vecchi e nuovi Renzi. Presidente, quali motivi non meritocratici che hanno guidato la scelta dei suoi ministri? Quali gli stop alle mancate nomine date per certe? Come farà a conciliare una auspicabile legge sul conflitto di interessi con un ministro dello sviluppo economico la cui azienda realizza utili così importanti con tante commesse pubbliche? Come con un ministro del lavoro che dovrà vigilare sulle sue cooperative di appartenenza? Lei, Presidente, non potrà nulla contro i poteri delle lobby, perché questi l'hanno voluta e la sostengono. Spero però in una battaglia che può essere condivisa anche da lei, contro la casta che più ci costa, senza portare nessun vantaggio, quella della burocrazia. Nella graduatoria Doing Business 2014 della Banca Mondiale, l'Italia è solo al 23° posto tra i 28 paesi dell'Unione Europea. Le piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'Italia e prossime all'infarto, sopportano ogni anno 31 miliardi di euro di spese in adempimenti inutili. Concluda. Concludo, occorre una svolta, occorre snellire e dare valore all'impegno e al merito, che il suo Job Act non si riveli la mancata promessa di 1000 posti di lavoro di berlusconiana memoria. Presidente, sciacqui i panni della politica nell'Arno e non li sporchi mal consigliato nel Tevere. Il suo governo non darà all'Italia la scossa rivoluzionaria da lei tanto annunciata, per quello il Paese può contare solo di noi, ma le auguro almeno di non trasformare il suo mandato in una pace dei Renzi.